presentato ieri sera a Bari nel Teatro Petruzzelli il Carpino Folk Festival. Sentiamo Anna De Feo. Il valore della terra, le storie antiche di uomini e donne, le cantate, sono i filoni portanti delle musiche popolari della Puglia e il senso del Carpino Folk Festival, il Festival del Gargano. Le parole dell'assessore regionale della cultura, Silvia Godelli, echeggiano nel tempio artistico del Teatro Petruzzelli di Bari. Da qui parte la prima grande manifestazione alla sua 15ª edizione dedicata al recupero e alla valorizzazione della musica popolare pugliese, a raccontare i segreti nascosti del Gargano, terra non solo di sole e mare. Dal 3 al 10 agosto Carpino si riempirà di suoni e ritmi provenienti da tutto il mondo. Grandi protagonisti internazionali come Jos Undur e Aldi Miola, e nomi come Gino Di Banda, Banda Adriatica, cantatrici di Schitella, le voci dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Vico del Gargano, presenti nella conferenza stampa di presentazione dell'evento organizzato da Regione Puglia, Provincia di Foggia, APT del Gargano, Associazione Carpino Folk Festival, i comuni di Carpino e Ossara, in collaborazione tra gli altri della Fondazione Petruzzelli. Ospite principale della rassegna, il 95enne Antonio Piccinino, cantore e suonatore di Carpino. La location, Piazza del Popolo. Due anticipazioni, il ballo di Sant'Anna il 26 luglio a Lesina e le tarantelle del Gargano il 30 luglio a San Marco in Lamis. Oggi, ha detto Emiliano, nel Petruzzelli si celebra l'orgoglio pugliese, un patrimonio che abbiamo voluto tutelare, aggiunto la Godelli con non pochi sacrifici, alla luce dei tagli al mezzogiorno finito nell'occhio del ciclone del governo.